Stiamo iniziando adesso. Allora, perché ho scritto, molti di voi mi conoscono perché mi hanno seguito in televisione, altri perché mi seguono sul social media, sul blog, e altri mi leggono su Repubblica da una ventina d'anni. Ogni tanto passa qualcuno che mi saluta, quello è Scano. Ciao Scano! Perché ho fatto questo libro? Perché c'è sempre diritto a una seconda vita. Gabriel García Márquez ha scritto una frase bellissima, lui dice: quando noi nasciamo, la nostra nascita naturale è la cosa meno importante della vita. Le nascite sono quelle che arrivano dopo, ogni volta bisogna rinascere. Io adesso rinasco come scrittore, mi mantengo anche le altre vite, ma rinasco come scrittore. Il diritto a cambiare vita, a rinascere, è una cosa che dovrebbe essere scritta nella Costituzione. Una volta una giovane cronista di Variety ha chiesto a Woody Allen: se lei rinascesse donna, che cosa farebbe? E Woody Allen ci ha pensato un attimo e le ha detto: per tutta la prima settimana mi toccherei le tette. Questo era il suo desiderio segreto. Allora adesso apro un attimo qui. Scusate solo un attimo, che sono venuto qui per raccontarvi delle storie. Allora, la prima storia che vi voglio raccontare, tutte tratte ovviamente dal mio libro, riguarda il fare la spesa. Il fare la spesa, come l'abbiamo fatto finora, è stato un esercizio da consumatori, non tanto informati. Andiamo al supermercato, guardiamo gli sconti e poi cerchiamo quello che diciamo costa meno e quello che ci serve di più. Ma che cosa dicono le ricerche? In questo libro ho intervistato un signore che si chiama Marco Morchio di Accenture, lui ha delle ricerche molto precise dove risulta che in futuro i consumatori andranno ai supermercati per consumare delle esperienze prima di comprare i prodotti, prima di acquistare i prodotti. Quindi sono stato allo SMAO, all'Expo, a vedere questo meraviglioso supermercato del futuro costruito, ideato da Carlo Ratti, gestito nella infrastruttura tecnologica da Accenture e ovviamente della Coop. Che cosa succede quando voi andate davanti a un bancone del supermercato, uno qualunque? Vi si apre una meravigliosa scena, e la tecnologia è Kinect. Le cose, diciamo, belle del mondo Internet of Things, che sono tutte cose già esistenti, ripensate in una logica nuova. Non dobbiamo inventare nulla, c'è già tutto. Qualcuno ha detto: Leonardo non ha potuto inventare il treno perché non c'erano le tecnologie. Oggi ci sono più tecnologie e meno idee, quindi se uno ha delle idee le cose possono funzionare. Allora, vediamo che sta succedendo qui. Perfetto. Dialogo tra una lavatrice e un tostapane, il titolo del libro. A me non piaceva tanto, poi l'editore me l'ha un po' forzato e devo dire che funziona perché ha un qualcosa di leopardiano dentro, no? Che quindi crea familiarità. La frase con cui chiudo il mio libro è questa: per chiunque sappia sceglierlo, il futuro è aperto. Ed è una frase di Karl Popper che ha pronunciato in una conversazione al caminetto. Poi torniamo a Coop, non mi sono perso. Le cose che già esistono si trasformano e si mettono a comunicare in un altro modo e creano delle reti. Questo è un po' il senso di Internet of Things. Io vi volevo far vedere, se riesco a farlo, questo video. Che succede qui? Internet of Things interviene nella pubblicità. I poster sono una delle cose più antiche, la forma di comunicazione dei poster è una delle forme più antiche di pubblicità.
Addirittura hanno trovato in Egitto un reperto di una facciata scolpita nella pietra di un'insegna che era la pubblicità di un ristorante che diceva: se avete fame fermatevi qui. Era già una forma primordiale di pubblicità. Che cosa fa Internet of Things? Questa è un'operazione bellissima, ve la faccio vedere. È una idea della British Airways che ha inventato il primo poster interattivo della storia. Ci sono dei transponder su un grattacielo di Piccadilly che si interfaccia con gli aerei che passano. Vi faccio vedere come funziona. Momento in cui passa l'aereo, questo bambino si alza e va a indicare, e lì esce il vero volo, perché questo sensore legge sul transponder legge il volo dell'aereo e viene scritto su questo poster. C'è ovviamente un hashtag che vedete, look up, che significa guardate in alto. È un po' anche un messaggio di British Airways che sta combattendo contro le compagnie aeree degli Emirati, che stanno facendo una lotta molto molto pesante. Adesso copiamo il bambino, vai. Ok, arrivo adesso alla COP. Capitolo del mio libro: la sogliola diventa storyteller. Perché? Perché quando gli amici di Accenture mi hanno invitato a vedere il supermercato del futuro, mi sono avvicinato a un... Io sono nato in una città di mare, quindi la prima cosa che faccio al supermercato vado a verificare la qualità del pesce. Mi sono avvicinato al bancone del pesce e immediatamente su questi schermi molto belli, vi faccio vedere un po' una rappresentazione. Attraverso una tecnologia, ritorna sempre lo stesso tema, una tecnologia già esistente, intanto è arrivato Carlo Brianza, l'ingegner Brianza, che è un ex Nokia e che oggi, che indovinate che lavoro fa, lavora nel mondo IoT. Vieni qui che c'è un tuo amico. Benvenuto Carlo. Carlo ha un capitolo nel libro, quindi lo facciamo sedere davanti. Che succede? Quando io mi avvicino alla sogliola, Kinect, che è una tecnologia che già esisteva da anni, che Microsoft aveva impiegato nel mondo dei videogiochi e in altro, aziona un sistema di informazione per cui io so quella sogliola da dove arriva, quando è stata pescata, quali sono, se contiene degli allergeni, perché gli allergici sono sempre di più. Mi dice anche il footprint di questo acquisto, cioè il grado di inquinamento che si lascia. Sono tutte informazioni che la casalinga di Voghera non aveva necessità di queste informazioni, ma che i giovani di oggi pretendono. Io vedo quando i giovani fanno gli acquisti su internet, vogliono sapere tutto, di qualsiasi prodotto vogliono sapere tutto. Sempre le ricerche dicono che in futuro noi andremo negli supermercati per fare delle nuove esperienze, ma mentre siamo lì ci può arrivare su Facebook un invito di un amico che dice: vieni a cena e porta un vino adatto per la sogliola. Lì, sempre nel supermercato, troveremo le indicazioni per il vino. Poi c'era un'altra applicazione fatta con un visore Oculus che tutti voi conoscete, dove siamo andati a visitare un'aia di campagna dove c'erano le mucche, dove potevamo consultare in maniera virtuale i prodotti del giorno. Passiamo a un'altra grande categoria che verrà sconvolta, la parola esatta è disruptive, dall'internet delle cose, ed è quella dello sport. Io gioco al tennis, non benissimo, però gioco al tennis, anzi qui c'è avuto Mario, che è uno di quelli che mi sopporta sulla terra rossa. Che cosa è cambiato nelle racchette negli ultimi anni? Erano di legno, le massime di legno, poi sono diventate di alluminio, poi sono diventate, si evolvono da un punto di vista materiale, ma non hanno nessun valore aggiunto, sono tutte uguali. La racchetta con cui gioca Federer e la mia racchetta possono essere la stessa racchetta,
anche se i risultati, come potete immaginare, sono un po' diversi. Ma che cosa ha fatto il signor Michel Babolat, di una famiglia francese che costruisce racchette da tantissimi anni? Ha inserito in una racchetta un chip, un sensore nel manico, giù dove si vede quel tappo dorato, che permette di collegare la racchetta a un'applicazione sullo smartphone, e quando voi e quando noi quando io faccio un volé, mi dice perché ho sbagliato quella volé, perché ero in una posizione non corretta. Quindi Internet delle cose va a creare una rivoluzione dentro il mondo dello sport. Vi do qualche numero, so che voi amate i numeri. Quanto vale questa rivoluzione? Cito sempre una ricerca molto importante fatta da Accenture e presentata a Davos: 14 trilioni di dollari da qui al 2030, con 50 miliardi di oggetti connessi. Saranno connesse le case, e qui si apre un altro grande capitolo, l'andremo a vedere, saranno connesse le auto, e andremo a vedere che cosa può succedere, saranno connessi gli oggetti che portiamo addosso, la wearable technology, con gli smartphone e con anche l'abbigliamento connesso. Poi vi farò vedere una calza inventata a Seattle che trasmette i dati mentre in tempo reale, mentre stiamo correndo. Ed è proprio questa, sensoria. Rimaniamo nel mondo dello sport. La storia di Sensoria è molto bella, il calzino che ti insegna a correre. Dove è nato? È nato a Seattle, da chi? Da, guarda caso, ancora una volta, un grande prodotto yacht nasce negli Stati Uniti da tre menti italiane. Ci sono questi tre manager che hanno lavorato alla Microsoft per tanti anni, e poi una mattina, questa è una storia, una delle storie più belle che racconto nel libro, una mattina questo signore che si chiama Mario Esposito, chiaramente salernitano, con una grande esperienza in Microsoft, proprio nel settore di Kinect, attenzione, dei videogiochi di Kinect e della wearable, è seduto, sapete che Seattle è il posto dove piove più frequentemente, non piove più di altri posti, magari piove di più a Bimercate, ma piove con più frequenza. E lui una mattina d'inverno se n'è andato al Starbucks per prendersi un cappuccino. Io qui racconto la storia. Era seduto in questo locale, cielo buio, nostalgia per le brioche di Salerno, con la sua coppa la sua cap di cartoncino pieghevole, col cappuccino mal soffiato, perché tutto sanno fare in America ma non il cappuccino. Passa un signore, lo urta, la coppa si rovescia sulle sue Nike e lui sente bruciare il caffè, il cappuccino gli brucia il piede, sente questo dolore, impreca, poi si ferma e comincia a pensare. Il piede sta inviando alla sua gamba questo calore, e allora lui dice: perché non facciamo una calza che sente, che capisce, che intuisce e invia i suoi dati? Fra il dire e il fare ci sono di mezzo tantissime ricerche, ci sono di mezzo 5 milioni di euro che gli hanno dato i signori torinesi di Reply, e ci sono tantissime ricerche. Comunque loro con questa startup hanno creato questa calza che si chiama Sensoria, che fa parte di un kit, perché vi dovete mettere anche una cavigliera e collegarla al telefono. Che succede? Quando noi corriamo, ognuno di noi esprime un difetto. C'è qualcuno che picchia troppo con il tallone, quindi questo fa male al ginocchio. C'è qualcuno che ha una, diciamo, poggia il piede in maniera sbagliata. Sensoria, in tempo reale, attraverso dei sensori flessibili e lavabili, e qui non è stato facile realizzarli, che sono dentro le fibre, riesce a inviare questi dati in tempo reale, e mentre corri ti dice: guarda che stai sbagliando passo, fai così, atterra meno, allunga. Quindi è una specie di coach, il calzino che diventa coach.
Questa è la storia di Sensoria. Andiamo avanti con un'altra storia. Io adesso vi racconto tutte queste storie molto, che sono abituate alle scalette televisive, insomma, a tenere un po' il ritmo così con affanno. Poi, se volete farmi tutte le domande che volete nel tempo che ci hanno dato, anzi volevo ringraziare Epli e Smao che ci hanno ospitato, me le potete fare. Ho usato dei titoli. Allora, in questi anni chi mi ha seguito sa che io racconto la tecnologia in maniera inusuale. Cerco di prendere i discorsi dalla parte più divertente, cerco di non annoiare, di non fare l'ingegnere o il professore. Allora, ho scoperto questa storia, che è una storia australiana, che riguarda sempre il corpo umano rispetto alla rete, e ho fatto questo titolo: perché i pompieri prendono la pillola? La risposta è nel lavoro rischioso che fanno i pompieri. I pompieri vanno a prendere le persone dentro i grattacieli in fiamme, oppure vanno dentro le foreste. Cosa succede? Che la temperatura corporea si può alzare ad un livello di pericolo. Allora, una società pubblica australiana sta provando su un campione di pompieri questa pasticca che si chiama, l'abbiamo visto prima, Equivital EQ02 Life Monitor, ed è una pasticca costruita in Inghilterra. Questa pasticca invia i dati della temperatura del corpo del pompiere, della sua frequenza cardiaca e della sua respirazione alla centrale. Se c'è un momento di allerta e di pericolo, i suoi colleghi vanno a prelevarlo dal fuoco, lo allontanano, lo mettono in una zona meno calda e lo fanno riprendere. Quindi serve sostanzialmente a salvare la vita umana delle persone che fanno un lavoro molto complicato. Qui entriamo in un grandissimo settore che forse è uno dei più importanti, insieme alle auto e all'energia, alla casa, eccetera, eccetera. Il termostato che ti paga le vacanze. Anche qui ho usato un titolo un po' esagerato. Perché il termostato ci paga le vacanze? Questa è un'altra storia stupenda che mi sono fatta raccontare da un ex ingegnere di Apple che si chiama Tony Fadell. Lui, nessuno lo conosceva, conoscevano tutti Steve Jobs perché era la superstar. Tony Fadell in effetti è l'omino che stava lì 15-16 ore al giorno a Cupertino a inventare prodotti. Tony Fadell è quello che ha inventato l'iPod, che ha sconvolto il mondo della musica, ha venduto milioni di pezzi, ha attivato il mercato della musica online. Questo Tony Fadell, un bel giorno, prendo direttamente dal libro, parcheggia la sua Volvo per l'ultima volta nel park di Cupertino, lascia la Apple e fonda una società che si chiama Nest Labs. Cosa fa? Lui ha osservato per tutta la vita il comportamento delle famiglie americane, compresa la sua. In America c'è questa ossessione del consumo d'energia. Ogni anno il governo americano paga 80 miliardi di dollari per i blackout elettrici, che sono molto frequenti. Tony Fadell ha detto: finora il termostato è stato un oggetto stupido, lo accendi e lo spegni, regoli la temperatura e l'orario, e quindi è qualcosa che lavora su delle indicazioni che gli dà l'uomo. Lui ha detto: pensiamo a qualcosa che lavora al contrario, Nest. Nest costa qualche centinaio di dollari. Lo prendi, lo metti sulla parete di casa. Anche qui l'ossessione di fare dei prodotti unici. Tony Fadell è stato finanziato da dei fondi. Questa, la società, come sapete, è stata comprata da Google per 3,2 miliardi di dollari. Lui doveva inventare una vite unica per fissare il termostato al muro. I suoi azionisti
professionisti gli hanno detto: datti una mossa, cioè non è che possiamo passare altri 5 mesi prima di lanciare il prodotto perché tu devi pensare alla vite unica. Lui ha detto: no, io voglio trovare una vite che sia unica, costruita solo per... E qui l'ossessione di Steve Jobs ritorna perfetta, no? Ha creato una vite unica che tu puoi provare e puoi mettere solo con quella, puoi fissare il Nest. Quando l'hai fissato al muro, cosa fa Nest? Studia il comportamento della famiglia, chi esce, chi entra, quante volte ricevete gli amici, quante ore passate in casa, cosa fanno i figli, eccetera eccetera. A un certo punto lui codifica, è collegato ovviamente a internet, codifica il comportamento della famiglia e scrive un programma di risparmio di energia su quella famiglia, sulla famiglia Brianza, sulla famiglia Beltrame. Quindi sceglie un programma per la famiglia. Che succede in questo caso? Chi ha comprato Nest poi ha scritto a questo forum: molti hanno risparmiato nel corso dell'anno tra i 2 e i 400 dollari di energia, e con questi soldi, lo scrive una ragazza di New York, è andata a farsi una settimana alle Hawaii, che non mi sembra male. Cioè, per questo torno al titolo: il termostato che ti paga le vacanze. Ok. Frase molto intelligente che ovviamente riporto nel libro dell'ex CEO di Cisco, che è una mente, adesso è ritirata a 70 anni, John Chambers, ma una mente lucidissima. Lui ha detto: finché il termostato lavora dentro la casa di Barone, di Brianza, fa un lavoro egregio, ma che finisce in quelle mura domestiche. Punto. Fa risparmiare. Gigi se ne va in montagna a sciare una settimana in più perché risparmia, ma questo non serve alla collettività. Chambers ha detto: se i Nest di tutto un quartiere di Manhattan sono collegati a una rete, a un grid, permetteranno al fornitore di energia elettrica di distribuire l'energia in certi momenti, di immagazzinarla in altri, e allora farà qualcosa per il sociale. Il primo capitolo del libro, perché qui sembra che tutto, come dire, tutto magico, invece non lo è, il primo capitolo del libro lo dedico però alla sicurezza, perché in America cosa è successo? Dopo Nest hanno comprato una società che fa video webcam, che si chiama Dropcam, collegata al Nest, che vuol dire che la videocamera filma la famiglia, l'obiettivo è filmare il ladro che entra in casa e lanciare l'allarme, ma in questo modo, e qui entra il grande, enorme, problematico tema della privacy, qualche watchdog americano ha detto: ok, Google adesso, prima sapeva tutto di noi attraverso questi, adesso sa tutto quello che facciamo in casa, dal giorno alla notte, poi saprà quello che faremo in macchina perché fa la Google Car, e questi dati diventano oro colato, come sapete, per i big data che poi vengono monetizzati. Ma questo è un discorso sulla privacy che possiamo fare, se volete, più tardi. Vado avanti. Gigi, quanto tempo ho fatto? Gigi, stai girando lì. 21. Ok, uno smartphone. Qui passiamo a un altro settore che è più consumer. Uno smartwatch per Obama. Cos'è successo? Allora, tutti sapete che ormai vanno di moda gli smartwatch. Qualcuno mi ha scritto su Facebook: vedo un signore che ce l'ha, cosa lei? Un LG. Ah, bello, sì. E qualcuno mi ha scritto su Facebook: già ho dei problemi a caricare tutte le sere lo smartphone, il tablet, la videocamera, adesso devo caricare tutte le sere anche lo smartphone, no grazie, non lo voglio, non so che farci, eccetera. Altri invece sono impallinati. Quel signore lì c'ha un LG che è un bellissimo prodotto, puoi cambiare continuamente il quadrante, ti dice quanti passi hai fatto, e puoi fare tante cose. Un mercato che sembra marginale, ma che già vale 15 miliardi di dollari. Sapete che Apple Watch sta cercando di vendere
il suo prodotto non sembra con un successo enorme, tanto che ultimamente lo sta piazzando in catene un po', come dire, popolari per la Apple, tipo Best Buy, Walmart, quindi sta cercando di pompare, perché l'obiettivo che gli hanno dato gli azionisti è di fare 30 milioni di pezzi in un anno, il che non è una cosa semplice. Allora, perché Obama? Il braccialetto intelligente che vende di più in questo momento si chiama Fitbit, e hanno trovato una foto di Obama, chiaramente finita sui social media e commentata in maniera anche abbastanza rude. Guardate che cosa ha il cabinetto in questo incontro alla Casa Bianca mentre parla con un leader, credo danese, qualcosa di simile, nome impronunciabile, non ce ne frega niente. Ci interessa invece questo Fitbit Surge che Obama sfoggia lì. Allora tutti si sono chiesti, facciamo una votazione come le riunioni di condominio, facciamo un sondaggio, Gallo. Secondo voi, se volete dire sì, alzate la mano, se non volete dire no, non l'alzate. Secondo voi Obama fa questo per fare l'endorsement, per fare da testimone al Fitbit, oppure è casuale? Chi pensa che Obama lo faccia apposta, alzi la mano. Uno solo. Complimenti. Quindi tutti gli altri dicono che la cosa è casuale. Vabbè, può essere anche. Obama è un personaggio molto smart, sapete, una volta girava con Blackberry, che una volta gli cadde mentre andava alla Casa Bianca, la foto del Blackberry di Obama caduto per terra fece il giro della rete, ma mi pare che non gli portò una grande fortuna a Blackberry, speriamo che porti più fortuna a Fitbit. Allora abbiamo detto, che cos'è uno smartphone, c'è qualcosa che aggiunge valore, che aggiunge funzioni al vecchio orologio, ma certamente quando Apple ha detto adesso facciamo sbaraccare l'industria svizzera degli orologi, in Svizzera hanno detto non credo che sia così, e infatti si stanno organizzando perché alla fine dell'anno, vi do questa anteprima, TAG Heuer, che è un marchio del gruppo LVMH di un signore stramiliardario che c'ha anche Louis Vuitton, Moët Chandon eccetera, lancerà uno smartwatch svizzero TAG Heuer e sarà sicuramente molto molto importante. Il bottone che apre il futuro, rimaniamo sempre nelle cose micro. Questo è un bottone che il presidente mondiale di Intel, arrivando al Consumer Electronic Show di Las Vegas, è arrivato con una giacca normalissima d'ordinanza e a un certo punto ha staccato uno dei bottoni, tipo il mio, così, lo ha preso, lo ha staccato e ha fatto vedere questo bottone che dentro ha un'infinità di cose, ha un accelerometro, ha un sensore, ha un GPS, ha una batteria, e a un certo punto con questo bottone ha cominciato a far danzare dei piccoli robot che stavano in giro. Quindi il futuro, il computer del futuro potrebbe stare in un bottone, questo è poi il senso della provocazione della Intel. Il prodotto si chiama Curie. Quanto tempo mi rimane? Vediamo. Ah, ce n'è. Quindi abbiamo detto la guerra, quando abbiamo parlato ecco, torno un attimo alla casa. A Milano c'è un affanno pazzesco, sembrano le sfilate di moda, di riunioni, meeting, summit, sul mondo delle assicurazioni. Ogni giorno mi arrivano 3-4 inviti. Gli assicuratori sono in fibrillazione, sono eccitatissimi. Perché? Perché se qualcuno di noi accetta in casa lo vendono già nelle banche, la mia banca me l'ha anche proposto, accetta un sensore o qualcosa che sta nella casa che rileva gli incendi, che rileva gli allagamenti, oppure in macchina, questo famoso scatolotto che ti metti in macchina, i prezzi delle
polizze possono essere riviste, quindi quando ti fanno risparmiare qualcosa e ti danno più sicurezza, le persone accorrono, ci stanno lavorando in tanti ed è un settore molto molto importante. Siamo tutti rider, qui racconto la storia, lo conoscete tutti, Banzi, il padre di Arduino, poi hanno litigato, vabbè, ma io non entro in quella polemica. Cosa ha fatto questa scheda Arduino? Geniale, invenzione, nata a Ivrea da una scuola di design, figlia della Olivetti, ha creato un'infinità di cose. Sul mio libro gli dedico diversi piccole storie, cioè dal CERN di Ginevra al gattino allergico, le applicazioni di Arduino, che è una scheda open source, sono infinite. La storia dei gattini, un signore, perché poi Banzi mi ha raccontato le varie applicazioni che hanno fatto di Arduino. Un signore ha due gatti, uno dei gattini è allergico a un cibo. Cosa fa? Monta un collare con un chip e quando questo gattino si avvicina alla ciotola che non può mangiare per un mese, la ciotola si chiude. Mentre l'altro gattino che non ha il collare arriva e mangia. Applicazione quotidiana, banale, però che risolve un problema. Un'altra applicazione fantastica per noi che lavoriamo in televisione è questo. Un ragazzo americano ha inventato un bavaglio elettronico. Se qualcuno esce troppo in TV, Arduino lo vede, lo registra attraverso il collegamento alla TV e lo imbavaglia. Fate conto, esce, che ne so, Gasparri tutte le sere, parla in TV, viene individuato da Arduino e viene imbavagliato, non può più parlare. Cioè, lui, come diciamo noi in televisione, fa il pesce, muove lì là, muove, ma non parla. Questo ragazzo americano che ha creato questo bavaglio è andato già sul New York Times, è andato da tutte le parti, con una scheda semplicissima e programmabile. Il caso che vi faccio vedere oggi è un caso clamoroso di un designer che si chiama Félix Borretier e che ha creato questo che si chiama Text Bomber. Che cos'è? È una stampantina portatile che voi vi portate in borsa e che serve a fare le scritte sui muri. Finora l'hanno fatto i rider con le bombolette, con i pennelli. Questo signore riesce a fare questi murales con una stampantina ed ha avuto un successo clamoroso ed è basata su una scheda Arduino e sul suo kit di sviluppo. Quindi Banzi dice è l'oggetto della rivoluzione, no? Possiamo scrivere sui muri tutto quello che pensiamo dei governi, dello sport, eccetera, con questa stampante che si chiama Text Bomber. Poi vabbè, le storie sono tante, c'è anche inviare un tweet alle piante di casa per annaffiarle quando siamo lontani, insomma le storie sono tantissime, non ve le posso riassumere in questi 50 minuti. Yacht fa boom. Negli ultimi, quando Ebri mi ha detto vuoi fare questo libro, abbiamo fatto un po' di indagini, perché è chiaro che quando devi fare un libro devi capire quanta attesa c'è nel mercato, insomma tutti quelli che fanno un libro hanno voglia di venderlo. E i signori di Ebri, che sono molto smart, hanno fatto una ricerca su quante volte su Google viene cercato questa parola. E anche l'osservatorio Yacht del Politecnico di Milano ha fatto lo stesso lavoro. Guardate che cosa succede dal 2013 in avanti, e il 13, sì, negli ultimi due anni per dire, da questa linea quasi piatta parte il numero delle ricerche di IoT su Google. Questo significa che è un argomento terribilmente attuale, che tutti lo vanno a cercare per varie ragioni, come quelli che vanno a comprare il libro. Io vi faccio, ogni tanto faccio dei giri in libreria, come fanno anche Umberto Eco, lo fanno, non è che sono e alla Feltrinelli è già andato via, l'hanno riordinato, sono abbastanza confidente che il libro andrà bene. Abbiamo parlato della casa con Nest, abbiamo parlato dello sport con la racchetta
Bubble Up Play e con la calza sensoria. Abbiamo parlato dell'energia, adesso vogliamo parlare di un altro settore fortemente disruptive, di grande rottura con l'intervento di IoT. Il mio libro si apre con un'intervista a un signore, un ingegnere molto visionario, che non è americano, è italiano, si chiama Gorla e lavora ad Accenture. Lui è quello che dice alle aziende dovete fare questo, dovete innovarvi così, insomma è uno che frusta la pigrizia di molte aziende italiane, come bisognerebbe fare. Le auto saranno sempre più connesse a internet e ormai già ci sono, la 500X è connessa, la Tesla, molte auto sono già connesse, però a breve guideranno da sole. Elon Musk, il fondatore di Tesla, ha detto partiremo da New York per andare a Boston, ci metteremo a dormire in una Tesla allungando i sedili o ci guardiamo un film e la Tesla ci porta a New York, passa sull'autostrada, si ferma ai semafori. E sono ormai 4 anni che Google sta sperimentando questa piattaforma di guida senza autista e la Google Car non ha mai fatto un incidente in 4 anni sulle strade vere, anzi scusate mi correggo, ha fatto un incidente ma non per colpa sua, perché al semaforo in California ha frenato vedendo un signore che passava col rosso per il pedone, ha frenato, un signore che era dietro con la sua Chevrolet ha tamponato la Google Car, colpa dell'altro, non della... quindi un problema che poi mio collega Massimo Sineri ha fatto un pezzo sul Corriere carino, dove dice le macchine che guidano da sole sono troppo perfette per metterle in mezzo alle macchine che guidano gli umani, perché noi sbagliamo, loro no. Auto connesse alla rete, che succede? Enorme problema, quindi vantaggi tanti, guidano da sole, noi andando a Roma ci guardiamo un film, parliamo con i nostri amici, leggiamo un libro, ma come avrete letto possono essere attaccate come vengono attaccati i computer, perché le auto hanno all'interno, dice un professore dell'università di Seattle, oltre 100 milioni di linee di codice, quindi sono praticamente dei mini server su ruote che vanno, vengono attaccati dagli hacker. C'è stato un attacco a una Tesla, c'è stato un attacco a una macchina nel gruppo FCA, che credo sia una Jeep, fatta da un giornalista che si è caricato uno sulla sua Jeep personale e ha detto vabbè vediamo che cosa sai fare, tu che sei un grande hacker. Lui ha detto va bene, cosa vuoi che faccia? La prima cosa, gli ha messo la temperatura intervenendo sul sistema, gli ha alzato la temperatura a 52 gradi centimetri, per cui questo si stava arrostendo come un pollo. Poi gli ha spento i fari durante un viaggio nella notte, poi gli ha azionato i terzi, quindi vuol dire che lui dal computer alla fine a 110 miglia all'ora, ovviamente in un posto senza cunette, lo ha mandato fuori strada, perché il volante si è messo a girare da solo e non lo può stare. Questo che significa? Che come sempre le innovazioni rivoluzionarie, oltre ad essere delle grandi opportunità, sono anche dei grandi problemi per la sicurezza. Allora cosa dovranno fare i costruttori di auto? Investire miliardi di dollari nella sicurezza. Vi voglio far vedere, e poi voglio chiamare qui un imprenditore, Yacht, che è una testimonianza, una case history vivente, vi voglio far vedere questo video di un collega americano, un blogger, che, allora faccio una premessa, che sta facendo Tesla? Tesla è la macchina elettrica che guida da sola in alcuni esemplari e che Elon Musk, questo miliardario uscito da PayPal, ha fatto questa azienda che si chiama Tesla Motors, sta dimostrando ai concorrenti che lui è avanti, perché sapete che c'è stata una polemica con Apple, Apple sembra che stia programmando una Apple Car, una macchina della mela, una
addirittura ha preso degli ingegneri dal gruppo di Marchionne, quindi sta lavorando in segreto su una Apple Car. Allora un giorno Elon Musk a un giornale inglese ha detto: ma cosa credono questi della mela? Costruire una macchina che guida da sola non è come fare un cellulare che ti metti in tasca, è una roba molto più complessa. Quindi sta sbarrando la strada un'eventuale uscita della Apple Car e invita i giornalisti, i blogger in America a salire sulla Tesla che guida da sola. Però se tu sei abituato a impugnare il volante e a impugnare la cloche del cambio, e quando vedi che la macchina guida da sola tu vai nel panico. E vi faccio vedere questo collega americano che ha preso in mano questa Tesla ed è andato nel panico. Commenta quello che sta succedendo. Oh my god, guida da solo, vedete che stiamo, qui siamo, attenzione, non siamo nel deserto del Gobi, siamo in una strada di New York City, la macchina guida da sola in una strada di New York, si ferma ai semafori, chiaramente lui è nel panico più assoluto, pensa si fermerà, eccolo lì. Vedete che il volante si muove da solo. Allora sta per finire il tempo, mi pare. Vabbè, insomma, lui esce sano e salvo da questa macchina, ha rischiato l'infarto, ma comunque non ha fatto incidenti. Guardate che quadrante ha per far vedere la mappatura della città. Io, se volete vedere le Tesla, non per comprarle ma perché costano una cifra sbodata. No, in America la Model S, questa qui, comincia a costare sui $45,000. La sera la mettete in garage, attaccate la corrente, la mattina la prendete e andate. C'è uno showroom a Milano, io ho provato una Roadster, vanno come dei missili, costano tantissimo e vi danno l'idea di quello che potrà essere una macchina in futuro. Allora, siccome manca poco tempo, volevo chiamare Carlo Brianza. Carlo c'ha un capitolo qua, una fortuna smodata. Carlo è stato mio ospite nei talk show per tanti anni, lui era in Nokia ed è stato il primo a farci vedere i telefonini intelligenti che somigliavano ai computer, no? Ti ricordi? Nokia N90, eccetera. Poi la piattaforma si bruciò, successero delle cose, Carlo uscì dalla Nokia e si è reinventato una vita. Per me è un esempio vivente di come ci si può reinventare. Allora Carlo, ti do il microfono, raccontaci che cosa hai fatto dopo che sei andato via da quell'azienda di cellulare. Allora, grazie, buongiorno. Noi ci siamo inventati una società che si chiama La Comanda e, come dice il nome, è legata al cibo, perché noi siamo molto meno fantascientifici delle automobili che si guidano da sole, ma ci piace la pizza. Allora, per noi l'internet delle cose è rendere semplice qualcosa che faccio abitualmente. Quindi ci siamo inventati banalmente un pulsante che serve per ordinare la pizza da casa e che tra un mese verrà distribuito da Pizza Hut in Canada. Quindi sostanzialmente io arrivo a casa tardi, risolve dei problemi familiari, salva le famiglie. Io arrivo a casa tardi la sera quando diluvia e ho fatto tardi al lavoro, quindi non sono passato a fare la spesa come mi era stato detto da mia moglie, quindi arrivo a casa, moglie incavolata, non ho fatto la spesa, frigorifero vuoto, bambini che piangono perché hanno fame, panico, no panico, ho il tastone, anzi se volete ve lo faccio vedere visto che ci siamo. Faccio un po' di domande, dai, facciamo un'intervistina, un talk show. Allora, questo è La Comanda. Ecco, quanto è costato farlo? Perché qualcuno qui dice, vabbè, anch'io mi metto a fare oggetti IoT, Internet of Things. Quanto è costato farlo? Dove l'hai fatto? Raccontaci qualcosa.
Allora, fortunatamente costa poco perché oggi la tecnologia Arduino, tutto l'hardware, tutto il software è open source, quindi facilmente disponibile, è tecnologia da supermercato. Dove lo facciamo? Noi non lo facciamo in Cina, ma lo facciamo in un posto che secondo me è fighissimo, perché lo facciamo nel Chianti, a San Casciano Val di Pesa. Il server è fatto a Pesaro, il design a Milano, siamo 100% made in Italy, ne andiamo molto orgogliosi, anche se magari costiamo qualche euro in più, lo facciamo in casa. Quindi dicevo, cosa ci faremo? Allora, con questo noi possiamo ordinare la pizza, ma possiamo ordinare anche qualsiasi altro tipo di cibo, quindi il sushi, il cinese, eccetera. Potremmo ordinare le capsule del caffè. Sostanzialmente possiamo con un clic accedere a quel prodotto a cui siamo abituati e a con cui non possiamo restare senza. Il vino, per esempio, la birra, l'acqua minerale, quindi qualsiasi cosa che sia ricorrente. Ecco, noi la rendiamo molto più semplice, anche più semplice dello smartphone. Questo è molto più smart dello smartphone. Cosa che ti volevo chiedere, forse non è chiaro che questi oggetti sono connessi alla rete, a volte sono connessi con una SIM normale, quello del nostro telefono, ma altre volte sono connessi senza sprecare nessuna energia e senza avere costi, perché che collegamento ha la tua comanda? Per esempio il wifi di casa. Sì. O wifi di casa, oppure questi sensori che si collegano attraverso le reti elettriche, giusto? Allora, quali sono le difficoltà, perché mi sembra che qui è tutto bello, tutto magico, quali sono le difficoltà che incontra un imprenditore italiano che vuole fare una startup su Internet of Things? E qui devi essere molto sincero, Carlo, però non contarci ballo. Beh, allora, fare startup in Italia è una bella sfida, quindi evitiamo queste cose, le sappiamo benissimo tutti. Quando parliamo di innovazione, la cosa più difficile, specialmente nel mondo dell'internet delle cose, è raccontare al mondo, alle aziende e alle persone che c'è qualcosa di diverso dallo smartphone. Oggi il mondo è ancora entusiastico per le apps. Ecco, noi diciamo che c'è qualcosa di meglio, di più veloce, di più facile. Faccio un paragone che non è mio, forse l'hai citato anche nel libro, che è di David Rose, dove sostanzialmente dice che lo smartphone è come un coltellino svizzero. In mobilità è perfetto. Se io vado in campeggio, la bottiglia di vino me la apro con il coltellino svizzero. Ma quando sono a casa, io la bottiglia di vino me la apro con il cavatappi. A casa uso le forbici, uso i cacciaviti, uso i coltelli. Allora, fuori di metafora, cosa significa? Significa che questo va benissimo in mobilità, ma chi ci dice che questa sia l'interfaccia migliore in altri contesti? Noi diciamo di no, e diciamo che per esempio per ordinare la pizza questo è molto meglio. La difficoltà è convincere il mondo di questo. Allora, però Carlo ha delle buone relazioni americane con Pizza Connection, ma sto scherzando. C'è un'azienda americana che si chiama Pizza Hut, che sta guardando con attenzione alla comanda, perché vorrebbe sperimentarlo in Canada. Ma in Canada perché? Sì, dice che abbiamo finito il tempo e quindi adesso smettiamo. In Canada perché? Perché fa molto freddo? Fa molto freddo e quindi le persone non hanno voglia di uscire con 20 gradi sotto zero e la pizza sarà fatta a casa. Perfetto. Allora io vi ringrazio, se ci sono delle domande velocissime a cui possiamo rispondere.